Ed eccoci nell'ultima parte, nell'ultimo segmento di Giro di Tacco di oggi. Orbene, orbene, sorrisini belli, sorrisini cari, come ho scritto anche ieri nel mio profilo Facebook. Mancava, o meglio, manca da un bel po', e sono andato direttamente in Piemonte per dirgli: uè, ma insomma, ci sei o ci fai? Ma c'è con noi ben volentieri oggi, signore e signori, Wilmer Modat. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ciao Claudio, ben ritrovati. Hai ragione. Eccoci qua, mancavi da un bel po', Wilmer, caspitina, Hai ragione, il tempo, guarda, è un qualcosa che passa troppo in fretta, non mi rendo conto delle ore, dei minuti che passano, e quando ci soffermiamo, come in questo caso, mi rendo conto che il tempo ne è passato un po'. Mamma mia, comunque... Però ti vedo bene, sì, dai, tutto ti bene. Vedo alla grande. E se anche passa il tempo, caro Wilmer, insomma, l'importante poi quando ci si vede, vederci ben volentieri, soprattutto stare bene, questa è la cosa più importante. Assolutamente. Mamma mia. Come la va lì in quel tuo bel Piemonte, Wilmer, come la va? Alla grande, guarda, è un bel momento, un bel periodo, nonostante tutto quello che ci circonda non sia qualcosa di esaltante, però personalmente, se devo rispondere alla domanda, sto bene, sono in un bel momento, sono felice delle tante cose che sto facendo e sono soddisfatto, quindi sono una persona felice, ecco. Mamma mia. E voglio contagiare le persone a casa di questa felicità. Ma questa è una gran bella cosa. Ah, complimenti, Wilmer. Insomma, sentire, sono una persona felice e questa felicità voglio contagiarla, ma ben venga, Cribbio, ma ben venga. Dare la carica. Assolutamente. Wilmer, adesso te la metto lì anche su un piatto d'argento e naturalmente sempre col sorriso, Con 3 R, minimo. Grande. Perché, insomma, meglio sempre abbondare, vero Wilmer? Meglio abbondare. Assolutamente in tutto. Ecco, in questo periodo che tu dicevi sono felice, nonostante tutto quello che ci circonda, patapim patapù, però non sei mai stato fermo, perché sei anche, oltre che cantare, ti vedo in Facebook con le tue dirette, sei conduttore televisivo anche tu, sei testimonial addirittura, adesso mi sembra, per una compagnia elettrica, attenzione alla corrente però, Wilmer. Esattamente, sì. Probabilmente sono così carico perché mi hanno scelto come testimonial per questa azienda che ovviamente non facciamo, certo, nomi a livello televisivo, ma che a livello che fornisce solo esclusivamente da fonti rinnovabili, quindi il che vuol dire non impattare e non inquinare nell'ambiente, ed è una cosa che mi ha appassionato e proprio ieri ero ancora sono stato giù in sede e ho trovato un po' di traffico al ritorno, e devo dirti che un viaggio di 3 ore è stato 5 ore e mezza, è stato il viaggio della speranza, quello di tornare a casa, e avevo paura di arrivare in ritardo per la diretta di oggi. Penso un po'. Viaggio della speranza. Ecco la carica, vedi? Ecco, corrente carica. Questa l'ho capita, Wilmer! Questa l'ho capita, mannaggia te! Ti stimo! Allora, mentre dal punto di vista artistico, Wilmer, insomma, come va? Canti sempre immancabilmente vicino alla tua chitarra, Assolutamente, guarda, non mi allontano mai, ho salutato con una mano perché l'altra era impegnata per tenere la chitarra, perché ovviamente se non tenevo la chitarra rischia di cadere. Sì, è un bel momento e anche discograficamente con le canzoni mi è venuta a trovare una canzone in un momento importante della mia vita, in un momento in cui uno fa un po' un bilancio, posso dire. Sì. Sono quasi alla soglia di quegli anni lì che non dico, tante cose che ho fatte, tante cose ne voglio ancora fare, e c'è questa canzone che racconta un pochettino quello che è il mio momento, scritta da Marco Mariani e Gian Piero Amadori, ci siamo conosciuti, è nata una situazione bella, quelle cose che nascono spontanee, senza motivo, perché è nata proprio senza, ci siamo conosciuti in una maniera simpatica, ma senza pensare a un qualcosa. C'era questa canzone in un cassetto, l'ho ascoltata, da lì è nato un lavoro che gli amici di Radio Sorriso hanno potuto ascoltare in anteprima qualche minuto fa durante la trasmissione di Ines. Questa mattina, ecco. Penso sempre a Ines. Tranquillo, tranquillo, infatti l'abbiamo ascoltata proprio per la prima volta e grazie per questa anteprima. Si intitola la mia avventura, mi sembra? Sì.
esattamente. È stato, si può dire che è stato, allora, da come ne parli, Wilmer, è stato un amore a prima vista, artisticamente parlando? Assolutamente sì, anche perché ho ascoltato prima nelle canzoni, spesso e volentieri leggo il testo se mi rivedo, se ho modo di raccontare una mia esperienza, una mia storia. In questa canzone ho visto un po' tutto il percorso di quello che uno può fare in campo artistico e anche in campo ovviamente il privato, personale, tutti gli sviluppi di vita che raccontiamo un po' nelle canzoni. E questa, poi quando ho ascoltato la linea melodica, era proprio la melodia italiana, quella che è la canzone che piace a me. Piace raccontare e non vedo l'ora di ricevere dei feedback su cosa è piaciuto di più nella canzone dai nostri amici che ci stanno ascoltando. Bene, allora è in programma anche un video legato a questa canzone, Wilmer? Assolutamente sì, per motivi logistici prima non siamo tanto riusciti già a portarci avanti col discorso video perché non ci si poteva tanto, certo, muovere. Ora con meno restrizioni, con più libertà, avremo modo quest'estate di lavorare anche al video, e quando sarà pronto, così come abbiamo fatto con la canzone in anteprima, anche il video sarà in anteprima, però ovviamente sarà finito. Ok, mentre il brano, mi dicevi, ne parlavi anche prima in diretta radiofonica poco prima dell'una, mancano un po' di accordi, insomma, questa è proprio una prima stesura, proprio così a braccio, a caldo, Esattamente, sì, diciamo che quando uno considera la canzone finita si considera proprio la chiusura del progetto con tutto quanto fatto. Lì mancano ancora degli step ultimi di rifinitura finale, però la voglia di poter far ascoltare questa canzone, l'occasione di stare insieme è stata più forte. Abbiamo detto non importa se non si sentirà perfettamente come vorremmo farla sentire, ma l'importante è farla sentire. Poi ovviamente Wilmer, quando magari ci sarà il brano arrangiato giusto eccetera, magari ce lo farai avere e allora manderemo in onda. Assolutamente. Ok, allora Wilmer, intanto andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati e poi faremo anche una breve pausa. Allora ti saluta, allora buongiorno Claudio, un caro saluto a te e al tuo ospite Wilmer, ha una bella voce, un abbraccio, a presto, da Daniele. Ti saluta Daniele di Bertipaglia, che saluto, ciao Dani. Grazie Daniele, un abbraccio. Poi un caro saluto anche a te, Wilmer, da Iole di San Martino di Lupari. Grazie Iole. E poi andiamo a salutare Daniela e Vanio di Meolo. Un carissimo salutone anche a voi. Un saluto a entrambi. Oh, Wilmer, che ti voglio dire? Da quanti anni leghi il tuo nome al mondo della musica? C'era Wilmer, poi è diventato Wilmer Modà, poi Wilmer Modata, c'è stato un po' un percorso artistico anche nel tuo nome, però insomma, da quanti anni canti Wilmer? Guarda, sul mio nome c'è una storia che risale veramente a quando ho iniziato a cantare. Fortunatamente i miei genitori mi hanno dato questo nome Wilmer all'anagrafe, è già un nome un po' artistico. Okay. Pescando dall'ampolla dei pesciolini le lettere a caso è uscito Wilmer, e già lì si immaginava un percorso nella musica. Il grande Dino Crocco, quando avevo 18 anni, che ho avuto il piacere di conoscerlo, abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Io ho un piccolo rammarico, è che essendo troppo giovane, non avendo, essendo un po' timido all'inizio, ovviamente l'esperienza ti porta ad essere un po' più espansivo col tempo, avevo timore di disturbarlo, mentre nel tempo ho capito che lui avrebbe voluto che mi fossi sbilanciato di più. Mi ha sempre dato un sacco di consigli tutte le volte che ci si vedeva, e mi diceva sempre: guarda che il nome Wilmer non basta, tutti i grandi hanno anche un nome d'arte in abbinato. Mi faccio l'esempio: vedi Pippo Baudo, vedi Mike Bongiorno, sì, vedi Eros Ramazzotti, vedi Dino Crocco, lui mi diceva, e anche tu devi avere un nome d'arte. Al che, seguendo questo consiglio, con la produzione di allora era emerso il nome di Modà come nome d'arte. Poi il gruppo fece Sanremo, anticipò i tempi, erano in Modà per non incorrere, certo, in un discorso, sì, di
di confusione, si era aggiunta una T, ma la pronuncia è rimasta comunque la stessa. Da, okay. Questo è tutto lo sviluppo. E credo che rimarrò tale. Basta. Non cambierò. Eccola là, bravo. Giustamente hai dovuto modificare per non incorrere poi magari in problematiche magari legate proprio al nome. Ci abbiamo aggiunto la T, ma insomma che poi si pronuncia sì anche no, rimane Modà, insomma, vabbè. Guarda, se mi chiamate per nome io mi giro sempre. Sì, anche perché non è che sia o Mario o Antonio, insomma Wilmer non è che sia così talmente pop. L'unico dubbio potrebbe essere: ma ti chiami Wilmer o Wilmer? Queste sono le due domande che di conseguenza mi hanno sempre fatto fin da quando sono bambino. Ho capito. E in realtà Wilmer sarebbe la pronuncia giusta della V doppia in inglese. Okay. Wilmer è all'italiana, sì. Io nel dubbio mi giro sempre. Ecco. Per non sapere né leggere né scrivere, tu girati sempre e siamo a posto. Assolutamente. Bene, allora saluto ovviamente oggi e ritrovo piacevolmente anche Alessandro in regia. Ciao Ale, che cura il collegamento. Andiamo adesso in una pausa pubblicitaria. Avremo anche un brano musicale insieme con te, Wilmer. E poi torneremo allora per la seconda parte e parleremo un po' ancora di te, social e quant'altro. Ok, Wilmer? Bene. Radio Sorriso. E torniamo, eccoci qua, noi per amore, Wilmer Modà. Wilmer, fammi a cappella il finale di del pezzo Noi per amore. La canzone E per amore che ancora esistono cose impossibili. E per amore su paura sai ancora di perderti. E per amore se penso ancora alle mie illusioni. E per amore se ora sto con te con le mie emozioni. Ehi, la la. Grande Wilmer, eccola, è una cosa che non sapevo, adesso se ne parlavo un attimo finché andava il video, ma vedi quante cose non si è mai imparato abbastanza nella vita. Mi dicevi che hai sangue veneto che scorre in te. Esattamente, per quello c'è tanta affinità fra di noi, questo è il segreto. Abbiamo un'empatia forte perché fondamentalmente i nostri globuli rossi parlano la stessa lingua. Hai capito, ma hai sangue veneto da mamma, papà, nonni? Da parte di papà, entrambi i miei nonni erano di Polesella, che è un paesino in provincia di Rovigo, certo. Poi mio papà è nato ovviamente a Polesella, è venuto poi in età più adulta qui in Piemonte. Però, mentre dalla parte di mia mamma, mio nonno era piemontese, mia nonna era di Belluno. Ah beh, quindi fondamentalmente. Allora, c'è cioè, veramente. Ecco questo feeling, vedi che c'è sempre un po' di Veneto dove si va. O stregheta. Beh, Wilmer, che ti parlando adesso di musica, abbiamo ascoltato Noi per amore, poi andremo a chiudere con La forza del destino, allora magari ci presenterai anche questo video, questo pezzo. Ecco, lavori in corso, dicevi, stai lavorando nuove canzoni, stai realizzando nuovo lavoro, dimmi. Intanto salutiamo, mi dicevi, anche Coreca, vero Maurizio? Sì, lo salutiamo, che so che è all'ascolto, una canzone che ho avuto il piacere di fare un disco con loro. Uh-huh. E appunto La forza del destino è proprio la canzone che porta un titolo di un lavoro discografico che abbiamo fatto insieme qualche annetto fa. Sembra ieri, e quando ci penso dico mamma mia quante ore sono passate, il tempo è una cosa sensazionale. Poi le canzoni hanno di bello che ci riportano indietro nel tempo, a momenti, stati d'animo che ci hanno fatto, certo, che hanno lasciato un segno dentro di noi. E la canzone non invecchia, se ci pensi, mentre invece il cantante sì. E per fortuna che si invecchia, perché se non si invecchia vuol dire che le cose sono un po' diverse. Wilmer, era, di la verità, era il cantante, era ciò che volevi fare, Wilmer? Sì, quello è stato il mio sogno, sì, ma è proprio secondo me un fattore di indole,
nel senso che la musica, le canzoni fanno parte di te, non ne puoi fare a meno, e fortunatamente sono contento di avere la possibilità di fare televisione tutti i giorni, di continuare a cantare. Questa la reputo una grande opportunità e veramente una fortuna grandissima. Tutti i giorni non riuscirei a non cantare e non fare le cose che mi piace fare. Credo che la passione sia qualcosa che ci fa vivere le giornate sempre a mille, sempre carichi, e i risultati sono una conseguenza sempre di quello che ovviamente la passione ti porta a fare. A casa ti hanno... A casa ti hanno sempre aiutato, Wilmer, oppure hanno detto ma cosa vuoi fare da grande, pur cantando sai, cosa vuoi fare da grande, oppure ti hanno sempre appoggiato le tue scelte? In realtà è perché mi vedono sempre piccolo. Ah, ok. E io fondamentalmente mi sento un bambino di 6 o 7 anni. Sì, no, ho avuto sempre la fortuna di avere battuto a parte dei grandi genitori che mi supportano sempre, mi sopportano sempre in tutto quello che faccio. La filosofia di vita che mi porto avanti, quella di fare le cose che ti piace fare, me l'hanno insegnata loro e cerco di portarla avanti, cerco di portarla sempre costantemente questo stile. Ah, bello questo, bello. Ti piace tutta la musica, Wilmer? Tutta la... Sì, prediligo la musica italiana perché la melodia italiana è qualcosa che racconta le nostre storie, hanno le canzoni una linea melodica che ti rimane subito impressa in mente, ed è la cosa che secondo me fa la differenza. La canzone è quella che ti rimane, che ti tiene compagnia anche quando non ci pensi, lei bussa e arriva. Voilà. Mamma mia, ascolta, ti raffronti con qualche artista in particolare? Ti piace cantare un artista in particolare oppure un po' tutta la musica italiana? Ma principalmente tutta la musica italiana, cioè i classici, i cantanti classici melodici all'italiana, da Massimo Ranieri a Albano, Morandi, tutta la musica italiana, diciamo, non ho, okay, cioè, a 360 gradi, perché ognuno ha le sue peculiarità, e poi nelle canzoni nuove che gli autori mi mandano, come in questo caso La mia avventura, certo, ovviamente ci metto il mio. Okay. Cioè, non penso a come si canta, penso a raccontare quello che c'è scritto all'interno della canzone, di mandare questo messaggio. Tra poco saremo in addirittura d'arrivo, Wilmer, adesso però insomma è passato un video, l'hai poi un attimo hai fatto un accenno, adesso vogliamo omaggiare il nostro pubblico, il pubblico di Sorriso TV, così live insieme con te, con questa bella voce direttamente dal Piemonte. C'è un pezzo di un artista italiano, insomma un pezzo storico, magari non tutta un ritornello, Wilmer, così. Allora aspetta, guarda, andiamo... Una canzone che ho scritto io, questa è l'unica canzone che ho scritto io in vita mia, posso dirlo? Sì, certo. È stato un successo. Ogni notte ritornare per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Vai Claudio. Azzurro. Acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Magari l'avessi infatti diciamola tutta, staresti ancora vivendo di rendita con questo pezzo, Wilmer? Ma la cosa più bella è che avrei fatto cantare tutta l'Italia. Ah. E l'ambizione mia massima è proprio quella di cantare una canzone che è mia, che racconta, certo, la mia storia. Il bello, mi piacerebbe un domani che la cantasse tutta l'Italia e ci troviamo in piazza nelle feste con anche soltanto una chitarra, un pianoforte, e passiamo delle ore spensierate con la musica. Questo sarebbe il mio più grande sogno, quindi vi invito a imparare a memoria La mia avventura, non troppo a memoria, perché se poi ovviamente ci vediamo e la cantiamo insieme vi accorgereste che magari sbaglio
qualche parola. C'è anche quell'inconveniente. Volevo sottolineare questo, credo, Wilmer, veramente per un artista, durante una serata sentire che il pubblico conosce la tua canzone, la canta con te, credo che sono delle soddisfazioni impagabili, assolutamente. Assolutamente sì, ci sono state canzoni che nel tempo mi hanno dato questa risposta come tempo, come Il netto più del mare, come Vecchia Corriera, dove la gente ballava mentre ballava, cantava, certe volte è anche successo che magari l'orchestra suonava, li accompagnava e loro cantavano, quello è veramente il massimo, la massima emozione che uno può provare. Credo. Impagabile, sono d'accordo con te. Ascolta, dimmi, vogliamo parlare un po' invece anche adesso dei tuoi social, il pubblico che desidera magari contattarti, salutarti, scrivere, dove e come ti trovano, Wilmer? Anticipo che per seguirmi, per facilitarvi, vado piano, onde evitare di prendere multe. Ok. Vado piano, c'è la pagina Facebook, la pagina maggiormente più utilizzata. Sì. Prossimamente si sta pensando di creare un sito internet, cosa che non ho ancora mai fatto. Mm-hmm. Questo me l'hanno consigliato anni fa, però oggi diciamo il Facebook, l'Instagram sono i canali dove ci si può essere aggiornati in tempo reale su quelli che sono gli sviluppi, i progetti e chi più nati ne metta. Bene, ci sarà la possibilità durante l'estate, adesso che insomma Dio volendo ci si sta un po' aprendo, le restrizioni cominciano a scemare, insomma, augurandoci che ovviamente ci possano essere sempre più vaccinati, di modo che si possa girare meglio, con più tranquillità, c'è la possibilità magari quest'estate ai progetti ti potremmo vedere in qualche serata, in qualche festa? Ma guarda, sì, le idee ci sono, si attendono un attimino un po' gli sviluppi, perché il problema è che oggi magari prendi un impegno e poi non lo puoi portare a termine per via di magari dei divieti, sì, delle regole, dei decreti che cambiano costantemente con il cambiare delle ore, e di conseguenza siamo ancora in un momento che conviene sbilanciarsi quando saremo sicuri di poter dare degli appuntamenti effettivamente. Certo. Piace dire domani ci vediamo e domani, ok, sì, perché magari ancora diciamo una certezza proprio al 100% non c'è, c'è sempre quel margine che bisogna tenere un attimo in considerazione, questo sì. Allora, caro Wilmer, siamo in addirittura d'arrivo. Come avevamo accennato, adesso ci salutiamo con la forza del destino. Tu hai detto, abbiamo aperto questo nostro collegamento, sono una persona felice, questa mia felicità la voglio proprio esternare a tutti. E alle spalle c'è anche una forza del destino, però, o no, Wilmer? Vedi che anche questa canzone mi ha bussato alle porte. Io credo che ci sia un destino un po' per tutti, per una guida, e dove ovviamente gli artefici, i piloti di questa mm-hmm. macchina siamo ovviamente noi. Questa è una bellissima canzone, ringrazio sempre Corrado Castellari e Gioiozzo che scrissero questa canzone e mi fecero questo regalo. Grande Corrado, certo. Veramente molto bella, grazie anche a Maurizio Corecà per aver creduto in questo progetto, in questo album, che ci riporta indietro al 2011. Quindi, se facciamo i conti, sono passati circa 3650 giorni. Allora dilla tutta, ha già 10 anni questa canzone, però ci sono quei pezzi che non hanno mai scadenza, assolutamente no. Okay. Allora, ci salutiamo proprio con questo bel video, ma soprattutto questa bella canzone. Wilmer, caro, è stato un piacere rivederti, ritrovarti, salutare anche il tuo pubblico. Che dire, ti auguro buon tutto, buona vita, buona musica sempre, l'augurio e la speranza, e il destino ci farà incrociare ancora le strade e magari averti qua con noi in una prossima occasione. Grazie Wilmer. Grazie Claudio, è stato un piacere anche per me, veramente un grazie a tutti, grazie per avermi invitato. Carichi e non mollare mai. Assolutamente, grazie Wilmer e grazie al nostro pubblico per averci seguito sin qui anche oggi. Ringrazio Alessandro in regia per aver curato il collegamento. Già vi anticipo, mercoledì prossimo saremo insieme con Mister Domenico. Buona continuazione di giornata, più tardi poi se lo vorrete vi aspetto a Radio Sorriso dalle 16 e naturalmente qui venerdì sera con Vittorio Del Confine dalle 21 a gentile richiesta. Wilmer Modà, la forza del destino, grazie ancora. Ciao Wilmer, grazie a voi. Ciao a tutti, ciao Claudio.